il lunedì, vai! Oggi era un po' raffreddato, comunque hai dato veramente il massimo anche oggi. No, è un numero teatrale da ricordare per il resto di tutti, restate. Quanto costava insultarlo? No. 50 no. euro, gli posso dire? Se li dia al comitato che gli serve. Che gli posso dire per 50 euro? Quanto sei carino, dolce e rappero. Manco se me li dà lui a me. Grande Magalli. Vada via. Allora, vediamo il foglio sul quale, come sempre, il nostro funzionario ha segnato i numeri estratti dagli elenchi telefonici, lo diciamo sempre, quindi se il vostro numero è sull'elenco potreste essere voi qua, scritti. Allora, siamo arrivati a 1700 euro, per vincerli bisogna rispondere... Fatti vostri. Siete preparati? Vuoi telefonare in anonimo? C'è il gobbo dietro, avete il gobbo. Guarda, nel dubbio l'hanno anche scritto. Devi dire... finito il rap, deve cessare di esistere. Ma non dica così. Sì. Daniele, che tu ti metti proprio lì. Si annulli biologicamente, si doni interamente alla banca degli organi. Allora. È l'altezza che è la contraria, signor Magalli. No. Vado, attenzione, sto componendo. Non mi distraete. Eccolo qua. Il problema è che se dicono pronto poi c'è tutta la pappardella dell'orologio, ma che devo fare? La pappardella è... L'orologio è bellissimo. No, è che gli devo dire. Lo dico. Siamo al quarto squillo. C'è nessuno. Ho sentito un pronto, ma non era... Anna, non ha fatto i miracoli. Anna Bertorelli di Albareto, provincia di Parma. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, signor Magalli. Veloce, per accontentarla siamo disposti a tutto. Io sa che l'accontento sempre. Sì. Allora, però in ogni suo vizio e capriccio io l'accontento. Allora, ecco il numero. Telecom Italia, informazione gratuita. Ecco qua, senta. Il numero selezionato è inesistente. Lo rifacciamo, numero di Fason? Passiamo all'altro, quello sentente, signor Magalli. Ha cambiato numero qua. Può essere che l'abbia cambiato, è migrata, no? Come si dice? Ah, quindi riproviamo lo stesso, di meno di magari abbiamo fatto... Guarda che sta facendo Daniele. Prova, sta prova! Al contrario, Daniele! Fermi! Buoni! Vedi che l'ho fatto io andato? Vedi. A volte esistono, a volte non esistono. Vabbè, vedete se è vero, se risponde proprio questa persona. Pronto, buongiorno, è casa Catalano? No, vedi, hai sbagliato. Hai fatto un altro Non è casa Catalano, La signora Ida Catalano. No. Vabbè, scusi, ha sbagliato Cirillo, è cieco e ha sbagliato. Vabbè, mette gli occhiali. Basta. Ragazzi, è andata così. No, signor Magalli, andiamo avanti, ma scherzo. Ma ne facciamo un altro. Allora, però guardate i numeri, fateli bene. Ecco. Sennò quei 50 euro partono come contravvenzione. Sono fatti benissimo. Benissimo. Io ho fatto bene, tant'è vero che era inesistente. Poi l'ha fatto lui. Ha sbagliato. Eccoci, c'è. Questo è perfetto. Non ho mai fatto un numero bene come questo. Fatti vostri. Senti. Questo è amico di Morico. Pronto? Aia. Sì, pronto, buongiorno, signor Federico? Lo so. Signor Cicchinelli? Sì. Che ne so, buongiorno, signor Cicchinelli. Mi scusi se la disturbo, ma le porto una buona notizia, insomma. Sono Magalli, non dica parolacce, la chiamo dai fatti vostri, il programma televisivo che è in onda su Rai 2 in questo momento.
È un giochetto che facciamo. Chi ci risponde col titolo del programma vince dei soldi. Lei ha detto pronto, vince un orologio, però senza fare niente, Non ha detto fatti occhi, ha detto pronto, le manderemo un bello orologio, bello, insomma, un orologio bellissimo, che le arriverà lì a Guidonia senza spese, insomma, quando arriverà il pacchetto dirà: ah, ma è quello scemo che mi ha chiamato quel giorno, so io. Bravo, bravo. Va bene? Senza fare niente, senza fare niente. Arrivederci, Federico. Grazie, Federico, grazie, grazie per aver giocato con noi. Guidonia, c'è l'aeroporto, capito? Ah, ecco perché dicevi amico di Morico. Sono amici, amici con Morico. Le giuriamo che domani lei potrà fare altre telefonate, però oggi dobbiamo andare avanti. No, vabbè, oggi abbiamo fatte tre. Abbiamo fatte tre, di cui ma lei soffre a non fare altre telefonate? Di cui una sbagliata. No, io soffro solo quando Daniele parla, ma dai, Daniele parla, di qualcosa! C'è Magalli, il grande genio, rispondete, fate i vostri vincenzi. Allora, vado a presentare delle persone che hanno...